con il tecnico Bucaro, intanto per chiedere perché Pescara 1, e per Pescara 1 intendo il primo tempo, non dico brutto ma comunque insicuro, a tratti calcisticamente imbarazzante su alcune situazioni difensive, e secondo tempo invece una squadra viva, grintosa, che ha ciuffato un pari meritato. No, imbarazzante no, il problema è che noi dopo due minuti, neanche due minuti, siamo andati sotto, dopo sapete tutti il periodo che stiamo vivendo, stiamo facendo maluccio, quindi non era facile prendere gol dopo due minuti contro una squadra che in questo momento sta facendo molto bene, che avevamo detto ieri, le ultime 9 ne ha vinte 6, ne ha pareggiate 3, anche con giocatori mestieranti, esperti, non era facile. E quindi non siamo riusciti, soprattutto il primo tempo, a fare quello che volevamo, ma era più un discorso di testa. La dimostrazione è che il secondo tempo abbiamo messo sotto la Carrarese, abbiamo pareggiato, dopo 20 secondi potevamo fare il 2-1 anche abbastanza agevolmente e l'abbiamo preso noi, però i ragazzi si sono buttati ancora in avanti, l'hanno voluta pareggiare e io gli ho detto nello spogliatoio che comunque vale una vittoria questa partita. Chiaramente adesso la domanda se l'aspetta Bucaro, la tattica, difesa a 3, quindi completamente cambiato il lavoro di Zeman, perché Zeman 3-5-2, 3-4-1-2, perché Tunio faceva il trequartista, non lo ha mai preso in considerazione, perché questa scelta? No, ma non è il discorso di Zeman, veniamo, e lo sapete tutti, da un periodo di grandi difficoltà, abbiamo preso tanti gol. E in questi casi devi anche, diciamo, rinnegare quello che può essere il tuo credere per fare un favore al gruppo, un favore nel senso dare più consistenza alla squadra, perché i dati, lo score li conoscete bene, nelle ultime partite sinceramente era, soprattutto in fase difensiva, era molto pesante. La domanda è questa, Bucaro, è una soluzione temporanea per arginare l'emergenza oppure le ha dato delle garanzie il sistema di gioco con la difesa 3, può diventare il suo sistema di gioco da qui fino alla fine? No, ci abbiamo lavorato, è normale che ci abbiamo lavorato poco, ci continueremo a lavorare, poi di partita in partita possiamo decidere, perché andare solo sul 4-3-3 in questo momento, ci mancano fuori diversi giocatori magari nel ruolo di prima punta per avere la prima punta giusta da 4-3-3, e quindi abbiamo provato oggi questa situazione qui, l'abbiamo provata in settimana, proveremo perché può tornare utile, poi vedremo da domani come impostare la partita di Rimini. Quando tornerà Vergani? Quando? Tornerà Vergani. Penso inizi di aprile, dopo Pasqua. Quindi si allunga ancora ulteriormente il recupero, e quindi questo modulo, anche vista l'assenza di una punta centrale. Le chiedo l'ultima cosa prima delle domande da studio. In telecronaca mi ero un po' sorpreso del cambio di Tuniov, perché era stato il solito Tuniov che aveva sonnecchiato per gran parte della partita, però in quei 10 minuti prima del cambio aveva creato lui i pericoli, però poi con i due piccoli la squadra ha fatto meglio. Sì, no, Tuniov aveva fatto bene, è normale che in quel momento avevamo bisogno di forze fresche, devo dire che chi è entrato dalla panchina secondo me ha fatto la differenza, questa dimostrazione che comunque è un gruppo unito, che sta vivendo delle difficoltà, è inutile negarlo, però vuole fare, a me interessa questo e sono contento della reazione e della prestazione di oggi. Una domanda da studio per il tecnico Bucaro, Massimo Profeta o Massimo Epifani? Velocemente, per quanto mi riguarda, e poi la domanda di Massimo. È chiaro che è stata giusta, secondo me anche è stato giusto l'avvicinamento di Cuppone, perché contro squadre che gli negano la profondità a Cuppone, lo sappiamo, insomma, fa un po' fatica. Massimo Epifani. No, non ci sono domande particolari. Credo che il cambiamento di modulo, sapere perché. Credi che con questo modulo si possa subire di meno, oppure in fase offensiva, come hai detto, mancando una punta vera? Qual è stata la scelta maggiore che ti ha forzato a fare questo? No, diciamo, non è stata, principalmente era per dare un pochettino più di equilibrio, per provare a rischiare meno in fase difensiva, visto che ultimamente ne abbiamo presi tanti di gol, quindi con un uomo in più magari riuscivamo un po' ad arginare la loro forza di attacco. Abbiamo lasciato comunque i tre davanti, perché Tuniov sì, fungeva un po' da trequartista, però giocava in avanti, perché noi lì abbiamo già delle giocate codificate, abbiamo giocato a 2,5, però principalmente era per dare più solidità dietro e non perdere
le nostre giocate che abbiamo in avanti. L'ultima, Bucaro, e poi la lasciamo, il cambio di Di Pasquale all'intervallo, solo per tutelare il cartellino giallo o una scelta tecnica? No, per il cartellino giallo da difensore centrale noi dovevamo recuperare, avevo paura qualche contropiede che potesse fare qualche fallo, perché anche Milani era ammonito, però il ruolo è un po' diverso e ho preferito cambiarlo, l'ho detto anche al ragazzo, per evitare di finire magari in 10, poteva succedere qualcosa.